Strega 2014, signore e signori, Francesco Piccolo. No, io ho visto che sei qua. Grazie per essere qui. L'ultima volta che Piccolo è stato qui, mi ha detto poco fa, mentre ci siamo presentati, è stato per il nastro d'argento del Capitale Umano. Poi il Capitale Umano ha portato fortuna al tuo libro, tu hai portato fortuna al Capitale Umano, che venne il gatto che si mangiò il topo. Insomma, il concetto è qui. Esatto, il concetto è quello. E adesso vi accomodate e ci racconterà come nasce il desiderio di essere come tutti. Grazie, grazie. Francesco, ti do del tu il desiderio di essere come tutti, edito da Einaudi, premio Strega 2014. Il primo capitolo dedichiamo alle conseguenze dello Strega, per così dire. Che è successo dopo che hai vinto lo Strega? Qualcosa di imprevisto, immagino, picco della vendita dei libri, ma di quello, insomma, voglio chiederti qualcosa, qualche curiosità, un tassì non pagato, un ristorante dove ti hanno riconosciuto, ecco, gli effetti collaterali. Sì, diciamo, l'effetto collaterale, il primo è stato che sono andato al bar a fare colazione e non mi hanno fatto pagare la colazione, e da lì ho pensato che non avrei pagato mai più niente, almeno per tutto l'anno, come Miss Italia, diciamo, pensavo di avere di andare in giro sta fascia del premio Strega e così mi avrebbero fatto, insomma, quindi ho cominciato a fare delle colazioni anche più sostanziose, invece poi dopo basta, solo quella volta è successo, però forse è giusto così, giusto. No, per il resto le conseguenze sono queste, sto girando tantissimo, non scrivo più, questa poi è la conseguenza del girare tantissimo, e ricomincerò a scrivere, spero, tra un po', quando smetto di girare, però insomma il premio Strega è molto strano per il fatto che un giorno dopo cominciano ad arrivare inviti da tutte le parti, prima arrivare inviti e poi ovviamente uno cerca di fare il più possibile, non è che può andare a... però insomma dal luglio ad ora e fino a novembre io andrò parecchio in giro, questa è la vera conseguenza. Però questo mi permette di vedere tante cose, vedere l'Italia, di incontrare lettori diversissimi, questo è molto divertente. Non è elegante chiederlo al vincitore, ma quante copie vale? Quante migliaia di copie vale? Vale tante copie. 10, 20, 30.000? No, di più. Addirittura. Però diciamo vale anche per il fatto perché evidentemente è un premio forse più importante d'Italia, dei più importanti d'Italia, e la gente si fida del premio, quindi c'è molta gente che durante l'estate, dopo l'estate, compra il libro che ha vinto lo Strega. E tutte le volte che penso allo Strega, penso al premio di un libro che riguarda un libro più popolare in Italia. Se fosse una canzone sarebbe il Festival di Sanremo, visto che tu sei anche uno degli autori. Sei stato uno degli autori del Sanremo di Fabio Fazio. Ti è piaciuta la costruzione dello Strega? Per un'incollatura, tu credo 5 punti su Scurati, hai visto, voglio dire, anche la drammaturgia. No, non mi è piaciuto. Ah, non ti è piaciuto? No, nel senso che mi è piaciuto la fine perché ho vinto. Per carità. Ma avrei preferito vincere, che si sapeva già da cosa dal giorno prima. Era più bello per me, forse drammaturgicamente meno bello, però era più bello. È stato teso, poi è stato divertente. Però era tanto teso, emozionante per tutti, così c'era molta tensione, ero preoccupato perché quella sera allo Strega con anche mia mamma, io pensavo continuamente se perdo che le dico, perché mi dispiaceva, insomma, adesso non so se c'era anche la mamma degli altri candidati, ma mia mamma c'era sicuro. Stai ancora cavalcando l'onda del successo del tuo libro e ti è arrivata la notizia, ne parlavamo la presentazione della corsa all'Oscar del film di Rizzi, il Capitale Umano, che tu hai sceneggiato. Tanto vale ammetterlo, per te è un momento magico questo. Ma sì, oltretutto quello è un film che amo tantissimo, ci ha dato un sacco di soddisfazione, è andato bene, adesso come dire, non so che cosa
farà verso l'Oscar, però è un film che è già stato venduto in tantissimi paesi, in oltre 30 paesi, sì, se non sì, insomma veramente in tanti, riuscire in Inghilterra, insomma è un film che sta facendo un cammino molto bello. Adesso dove finirà questo cammino non lo so, però poi è un film stranissimo per il fatto che è una produzione molto particolare. Noi abbiamo fatto un film italiano, anzi italianissimo, abbiamo cercato di raccontare questo paese partendo da un romanzo americano, perché è tratto da un romanzo americano, il capitano umano di Hamilton.